Buonasera a tutti amanti del calcio, siamo qui questa sera a commentare l'ultima partita della prima giornata che vede l'incontro tra Pietro Maffi e Real Madrid, due delle squadre che sulla carta possiamo dire che sono le migliori del torneo, piene di qualità, piene di fisicità, piene di tutto. Intanto il Real Madrid si spinge in avanti. 22, tiro cross, palla dentro, Mazza, primo gol. Non poteva fare niente il portiere. Vediamo qui, numero 22 col tiro cross che cade nei piedi di Mazza e c'è il gol. Adesso vediamo se possiamo vedere un'altra partita. Magari il Pietro Maffi adesso si spingerà più in avanti. Vediamo l'esultanza qui. Pietro Maffi batte il calcio per la ripresa dopo il gol del Real Madrid con Mazza. Qua si fraseggia, palla al gemellino Andrea che allarga al gemellino Davide, punta, facilissimo, proprio come rubare le caramelle a un bambino, come si suol dire nel gergo. Qua c'è Paco prova il tiro dalla distanza, un brivido lungo la schiena dei tifosi di tutti. C'è calcio d'angolo facile, gran gol. Qua vediamo sulla destra la sfilata di questo bellissimo ragazzo che si mette davanti alla telecamera. Invitiamo il pubblico a non mettersi in mezzo ai coglioni durante le riprese, ma questo lo diciamo con molta calma e tranquillità, ovviamente. Adesso il Pietro Maffi cercherà una reazione, si spera, perché già 2-0 dopo pochi minuti diciamo che non era l'inizio che ci si aspettava. Certo, ci si aspettava una gran partita del Real Madrid vista la qualità dei ragazzi del Trapattoni. Attenzione, un portiere un po' così, diciamo. Palla ad Andreino che la gestisce e la gestisce malissimo, un bell'assist per l'avversario. Palla dentro, Gianni, torna Gianni, grande assist, qui bellissimo gol. Nulla da aggiungere, veramente brividi a vedere passaggi di questo tipo. Eccolo qua. Penso che nemmeno io farei una cosa così disgustosa, e io sono veramente il più scarso d'Italia a giocare allo sport del calcio. Qua vediamo il gol, una bomba, il portiere non poteva proprio fare, nemmeno se fosse volato 20 minuti prima probabilmente avrebbe preso questo pallone. E rammarico da parte dei ragazzi del Pietro Maffi. Qua un altro recupero difensivo. Attenzione, perché qua il Pietro Maffi potrebbe spingersi in avanti, e manco se cala il signore, perché a quanto pare oggi proprio non ci sono i ragazzi. Mazza qua ci ha provato. Rimessa laterale, number 4. Va verso il centro Peppe. Allarga, tiro! Qua 4-0, direi meritato. Pietro Maffi, a parte con l'occasione precedente vista da Paco, creata da Paco, non ha fatto nulla. Adesso vediamo se ci sarà una reazione. Qua Andreino verso Davide. Ma qua vedete tatticamente che schifo. Cioè, sono in 3 in 10 metri di spazio. Qua bruttissimo fallo, queste cose non le voglio vedere in un campo di calcio. Bruttissimo fallo da rosso. Chi è che non ha portato gli arbitri qua? Chi è che non li porta? Gli organizzatori si devono vergognare, veramente un branco di sciamane. Attenzione, qua c'è il cross, era solissimo ragazzi, solissimo. Veramente qua il pubblico non sa più che cosa dire. Sacchetti del vomito a Gogo in omaggio con l'abbonamento base per il calcio. Abbiamo dei sacchetti del vomito quando vediamo prestazioni del genere. Qui il portiere poteva fare di più, però ragazzi, la difesa veramente non ho mai visto niente di più disgustoso in vita mia. Veramente una vergogna calcistica. Qua una grande esultanza perché è un gol importante. Buonasera, siamo qui in live dal calcio con il signor Andreino. Passa al sugo o passa al pesto? Passa al pesto. Siete sotto 5-0, vi svegliate? Sì, ciao. Buonasera, siamo qui con il capitano del Real Madrid, Antonio. Siamo qui con Giovanni. E come ci si sente a essere qui oggi con questa prestazione strabiliante, possiamo dire? È molto emozionante, però la partita è difficile, fa molto caldo, quindi è faticosa, e speriamo di continuare così.
Attenzione perché è ricominciato il secondo tempo e ricomincia subito con un calcio di rigore totalmente a caso. Non avevo capito nulla, non si è visto fallo, non si è visto niente. Qua ci stanno boicottando, qua i replay, i poteri forti non vogliono vedere il replay. Qua il portiere è spiazzatissimo. Comunque non ho capito niente da dove è nato sto rigore. Secondo me è tutta una farsa, tutta colpa del governo che ci vuole far credere cose che in realtà non esistono. Perché questo rigore, non lo so, qua manco esultano perché è veramente una vergogna calcistica. 6-0, si è visto veramente poche volte nella storia. Qua Mazza con un numero, se ne va. Ah, aveva fatto una bella parata il portiere, peccato. Ecco, questa è un'esultanza! Questa è un'esultanza, complimenti. Poi intanto possiamo vedere sulla sinistra il grande pubblico attentissimo che scruta questi giovani talenti, questa nuova gioventù del calcio. Veramente tantissimi tifosi presenti questa sera. Io non so più che cosa fare, perché troppe persone, un mare di persone. Qua calcio d'angolo, il portiere coi pugni allontana. Stop dell'attaccante. Qua ci si concede la classe che ci si concede sul 7-0. La bordata! Gran parata del portiere. No, non era facile, era una bella botta. Si accontenta della rimessa laterale. Si va per un cambio gioco per il numero 4. Dovrebbe essere Domenico Vadala. Attenzione, un cross teso. Gol. Gran gol. Gran gol. Ragazzi, qua io personalmente al posto di questi. Esultanza col pubblico! Che bel momento! Il ragazzo che lo ha visto crescere, il migliore amico, lo va ad abbracciare come lo si fa con un fratello dopo che si torna dalla guerra, dopo che non si vede un familiare per tantissimi anni. Lui è andato ad abbracciarlo dopo questo bellissimo assist. Dicevo, tornando al discorso di prima, io in queste condizioni penso che mi sarei veramente suicidato. Perché spero che almeno un gol lo facciano, perché non lo so. Number 6 dovrebbe essere il capitano Antonio De Leo. Gran dribbling sul gemellino Davide. Qua mazza, 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 mazza. Che vergogna. 9-0. E ancora ci sono 8 minuti di video che devo commentare, quindi chissà che cazzo ci sarà più avanti. Non voglio nemmeno immaginarmelo, mi viene già da piangere. Però questo è il calcio, ragazzi, è strano. Le partite possono finire 10-2, 10-4. Non dico 2-1, 3-0, 2-0 perché ci sono ogni cazzo di partita almeno 15 gol. E questa qui è una vergogna. Questa qui è una grandissima vergogna. Qui mazza. Bello, bello soletto, tutto pazzo. Gran rinvio del portiere. La difesa intanto non. Io veramente mi sto sentendo male a vedere questo scempio. Number 10 dentro. Boh, gran parata. Numero 10. Dovrebbe essere. Mi dicono alla regia un ragazzo dal Brasile, si chiama Nannau, probabilmente. Ragazzo brasiliano preso dalle favelas, da parte del Real Madrid, che hanno speso, se non sbaglio, 500.000 euro per portarlo in Italia con passaporto falso. Qua l'abbraccio del compagno, veramente mi viene da piangere a vedere una partita del genere. Qui la botta il portiere, ormai veramente. Sai perché? Forse il Pietro Maffi ha una reazione. Il numero 9 qua cerca il cambio gioco di esterno, una finezza, una finezza. Qui arriva Davidino, 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 Davidino. Cambio, un altro cambio gioco, stop. Però la bordata. Primo tiro verso la porta, probabilmente. Nel secondo tempo, numero 10 allarga con il pressing del Pietro Maffi, ma poco convinto. I ragazzi stanno veramente camminando. Io mi sto annoiando a morte. Non ce la faccio più a commentare questa partita. Voglio andarmene. Non mi pagano nemmeno. Ripeto, mi sfruttano. Qua, però, bellissimo intervento difensivo che proprio ha intercettato un passaggio che poteva essere letale per il Pietro Maffi. Perché l'11-0, qua, ragazzi. Veramente mi viene da piangere, mi viene da piangere lacrime di sangue. Il ragazzo col numero 4 si appresta a bere. Probabilmente potrebbe anche attaccare con. No, niente, si è fermato. Qua c'è Mazza intanto che continua a lottare, però la palla va a Pietro Maffi.
dribbling, una serie di dribbling fermato. Qua Davidino sta implodendo dentro, non sa più che fare. La difesa è in barba. Palo clamoroso. Porca puttana! Porca troia che gol! Cioè questa qui penso sia la reazione di tutti. Io dovrei essere un pochino più gentile coi toni, ma un gol del genere io non posso non esclamare un porca troia, perché è veramente un gran gol. Qui Domenico Badalà, bordata. Veramente, se l'avesse parata questo il portiere, gli davo il pallone d'oro personalmente. Grandissimo gol. Pubblico non esulta nemmeno perché non capiscono un cazzo di calcio. E il Pietro Maffei adesso sull'11-0, vediamo se ci sarà una reazione, ma ho i miei dubbi. Penso che si aspetta solamente il triplice fischio da parte del direttore di gara, che non c'è. Quindi ancora qui 4 minuti e 50 di registrazione. Io veramente mi sto contando con la clessidra. Attenzione, qui il portiere vola. Pietro Maffei dalle retrovie. Andrea Maddeo. Palla a suo fratello, nato lo stesso giorno. Questa è una curiosità da parte di questi due giocatori, che sono nati lo stesso giorno, a distanza di pochi secondi. Numero 9, palla dentro, liscio, poi porta. Ma che intervento! Che intervento, che giocatore questo ragazzo! Questo è uno dei migliori talenti, uno dei migliori prospetti che si siano mai visti nel mondo del calcio, io lo dico. Qua attenzione Davide, tenta il cross, che diventa un tiro! Bella parata, bella parata. Attento il portiere, anche se visto poco oggi. Comunque quando ci sono stati quegli interventi da fare li ha fatti. Infatti non ha subito gol, non so se si è notato. Qua contropiede, mamma mia, 3 contro 1, 5 contro... Vabbè ragazzi, io qui me ne vado, faccio le valigie. Non l'ha manco passata, cioè questo qua proprio ha preso, ha tirato. E io, è grandissima esultanza proprio, si è tolto un peso dalla scarpa dopo che è stato scartato dalla nazionale, dalla nazionale senegalese. Sto ragazzo si toglie Sassolini alla scarpa con questo gran gol. Il difensore qua non aveva proprio che cosa fare, stava andando a vuoto, stava andando a catturare le farfalle. Guardate che esultanza sul 12-0, addirittura alza entrambe le braccia, non una sola, e va col pubblico, va dal pubblico a esultare. Tanto qua sappiamo non ci sono barriere, i tifosi stanno praticamente in campo, e questo qua è il bello del calcio, possiamo dire. Dovremmo iniziare a far pagare il pubblico, perché partite così se ne vedono poche in giro. Qua recupero palla, Paku gestisce bene, difende la palla col fisico, cerca un compagno merente, ma nessuno che gli va incontro, porca troia, ma uno che gli vada incontro ad aiutare a sto poveretto, un soldato. Qui palla in avanti, rovesciato. Se faceva sto gol valeva 14 e vinceva il Pietro Maffei a tavolino. Se avesse fatto questo gol io lo dico. Non sono io qui a fare le regole, ma sono qui io a dettarle. Bullone non muove la telecamera, non vedo più il pallone, adesso lo vedo. Dribblato il portiere, entra dentro la porta. Vabbè ragazzi, 13-0. Mi viene sinceramente da piangere, da sbrattare contro lo schermo qui negli uffici di DAZN, non so più che cosa fare. Mi sono veramente stancato di commentare questa partita, sono veramente affranto per i ragazzi del Pietro Maffei, che penso un'umiliazione del genere non si vedeva dai tempi del Collanina Calcio. Adesso qua Pietro Maffei, cioè devono continuare perché probabilmente mancano ancora 14-15 minuti, stanno 13-0. Guarda, tutti vicini, non si capisce un cazzo, non c'è una tattica, non c'è uno schema, senza le maiuscole, senza i punti, non si riesce a capire. Mamma mia ragazzi, io non commento più, veramente sono stanco, veramente si sono arresi ragazzi, io è finita la partita, è stata terminata con almeno 10 minuti d'anticipo, perché abbiamo risparmiato 8 suicidi alle statistiche italiane. E non avevamo che altro fare, quindi buon calcio a tutti, vi auguro una buona serata. Buonasera, siamo qui, terminata la prima giornata del torneo del calcio, siamo qui col signor Pasquale. E innanzitutto mi dicono dalla redazione che un pullman di tifosi sta arrivando qui pronti a pestarvi tutti quanti. Che cosa da dire riguardo a questo? Dico che hanno ragione. La colpa è nostra che non abbiamo trovato la maglietta. Dovevamo sicuramente fare di meglio,
La prossima non giocheremo, quindi ci vediamo alla terza giornata. Un ottimo inizio di campionato, devo dire, complimenti e buon calcio a tutti. Buon calcio a tutti. Buonasera, noi ci siamo visti ieri. Sì. E come va? Sì. No, va bene, tutto bene. Ci siamo visti pure con gli elati. Con le signorine. Sì, volevo fare un saluto a sua mamma. Ok, mi piace. Dal limone o dalla pesca? A chi devi il gol? Faccio io le domande, stai zitto Lorenzo. Un aiuto. Vabbè, è il limone con la mamma e gli elati allora. Cosa ne pensi di Lorenzo Sontuosi? Lorenzo sei un coglione. Sì, assolutamente. Decisamente un coglione. Molto esplicito. Sì, grazie per l'intervista. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.